Fabio Testi ha fatto una confessione hot sulla sua vita sessuale e ha svelato di aver avuto una fidanzata segreta. Ma chi è? Fabio Testi si è sempre dichiarato un uomo passionale e nonostante abbia ormai superato gli 80 anni, non accenna a lasciare andare questo lato di sé. L'ex concorrente del GF VIP 4 non riesce proprio a rinunciare ai piaceri della carne e nella sua ultima intervista a Nuovo TV ha ammesso di avere una storia d'amore segreta e di essere molto attivo dal punto di vista sessuale. Leggi anche, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati. Cosa è successo? C'entra Tommaso Trussardi? Fabio Testi, ecco com'è fare l'amore a 81 anni. Fabio Testi ha rivelato di aver avuto una fidanzata segreta per circa un paio di anni, la donna in questione sarebbe bellissima e più giovane di ben 39 anni rispetto all'attore. Una differenza d'età che però non sembra essere stata un problema. L'ex Geffino ha avuto molte relazioni nel corso della sua vita e oggi sembra essere ancora il playboy di un tempo. Fabio Testi, nel corso di diverse interviste, ha dichiarato che per lui l'età anagrafica non conta nulla e le storie d'amore sono fatte di altro, come ad esempio di complicità e intesa. L'attore, comunque, ha svelato di essere ancora molto attivo dal punto di vista sessuale, ecco le sue parole a Nuovo TV. Passano gli anni, ma Fabio Testi non rinuncia all'amore e allo sport. L'ex Geffino infatti si tiene costantemente in allenamento e non ha vizi particolari. La sua grande forza, a suo dire, è la famiglia, l'attore ha infatti avuto ben tre figli. Chi era la fidanzata segreta dell'attore? Fabio Testi di recente ha chiuso una storia con una fidanzata segreta, molto più giovane di lui. A tale proposito è stato proprio il diretto interessato a svelare i dettagli della loro relazione, e soprattutto della loro rottura. Oggi Testi sperimenta la vita da single, ma quanto durerà? Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.